Il Comune di Teramo ha presentato il primo piano sociale di zona della Giunta d'Alberto relativo al triennio 2022-2024 e lo ha fatto tenendo conto della pesante eredità del periodo Covid che ha seminato nuove difficoltà, modificato e aggravato la necessità, creato soprattutto anche tanta nuova povertà. Grazie all'apporto di tutte le associazioni del territorio che hanno presentato tantissimi contributi, grazie anche all'intervento dell'ASL e dei sindacati, siamo riusciti a comporre un piano sociale molto all'avanguardia, soprattutto siamo riusciti a captare e a trovare tutti i nuovi bisogni. Nuovi aiuti per le famiglie teramane in difficoltà che sono sempre più numerose, visto che il Covid ha stravolto alcuni già precari equilibri, costringendo alcune famiglie teramane a passare da una condizione di povertà temporanea ad una vera e propria povertà strutturale, con perdita di lavoro e conseguenti risvolti sociali. Il costo del piano nei 3 anni è di oltre 21 milioni di euro. Abbiamo inserito progetti come il co-housing sociale, vista l'emergenza abitativa. L'emergenza abitativa a Teramo, così come nel resto d'Italia, a causa di una mancanza di nuova edilizia abitativa e soprattutto a causa anche dei criteri per cui una persona può avere una casa popolare, è diventata sempre più forte. Quindi, a parte i progetti che già avevamo presentato con il PNRR, che naturalmente sono dei progetti che rientrano anche in maniera indiretta nel piano sociale, sono stati presentati dei progetti di co-housing sociale che sono tutti mirati ad evitare appunto la povertà, a superare la povertà. Si tratta di uno strumento particolarmente importante che, facendo proprie le vecchie e nuove necessità dei cittadini, va a ridisegnare l'intero sistema di aiuto. Anche per quanto riguarda la disabilità, stiamo cercando attraverso appunto l'integrazione sociosanitaria di dare più risposte, perché nel momento in cui noi diamo dei servizi come comune, ma questi servizi poi non vengono integrati con quelli sanitari per quanto riguarda appunto la disabilità, la persona è isolata, cioè nel senso noi diamo dei servizi, l'ASL ne dà altri, ma se non ci sta una convergenza, una coincidenza e quindi un fascicolo unico per la persona, è chiaro che tutti questi servizi che vengono dati alla fine non risolvono realmente il bisogno della persona con disabilità.